Avventurieri, buongiorno a tutti. Oggi portiamo in montagna un amico, Alberto, alla sua prima escursione praticamente. E nulla, Alberto, cosa ci dici? Come ti sembra questa prima parte dei Monti Lucretili? Bellissimo e non vedevo l'ora, veramente non vedevo l'ora di farlo. Quindi adesso proseguiamo e ci godiamo questa bellissima giornata che seppur con qualche nuvola e forse anche meglio perché ci protegge dal sole. Ogni volta che vengo ai Lucretili rimango sempre piacevolmente affascinato perché, insomma, pensare che stiamo veramente a due passi da Roma, all'interno della provincia di Roma, e c'è questo gioiello naturalistico. Oggi il percorso è particolarmente fangoso e questa prima parte è proprio abbastanza morbida, salite non troppo impegnative e siamo quasi arrivati sotto il Monte Gennaro, dove attaccheremo invece il salitone finale, insomma, che è la parte più impegnativa. La giornata si sta un po' coprendo e ovviamente speriamo di non prendere la pioggia al ritorno, perché con questo sentiero già fangoso diventerà sicuramente spiacevole e scomodo riscendere e camminare nel fango. Questa parte prima della vetta, che è prevalentemente composta da tutte queste roccette, è lenta e seppur la cima sembra vicino, sembra non arrivare mai. Però insomma è un sacco bello perché, come dicevo prima, è proprio un gioiello naturalistico questo posto. Poi ci sono anche un sacco di fiori. Adesso cerco di fare anche qualche inquadratura sui fiori perché, insomma, questo periodo sono al massimo dello splendore. Siamo usciti dal tratto boschivo completamente sommerso dalla vegetazione che probabilmente quest'ultimo periodo di lockdown,
purtroppo è stato un po' trascurato, quindi i rovi si sono chiusi e ora siamo usciti e stiamo affrontando proprio l'ultimo tratto di salita prima di raggiungere la cima. Alberto, come stai? Grande, numero uno. Poi un'altra fortuna di questa giornata è che, essendo un giorno infrasettimanale, giovedì, non c'è praticamente nessuno. Abbiamo incontrato soltanto un signore adesso che scendeva, ma è un'escursione praticamente noi due in solitaria, e in questo modo ci stiamo godendo totalmente la natura con i suoi suoni, i suoi colori e tutto quello che ci può offrire, senza interferenze. Non glielo diciamo per non fargli montare la testa, ma Alberto è una persona fantastica che si sfida molto, e questa cosa di lui mi piace tantissimo. Io già lo alleno in palestra e conosco il suo potenziale, e mi piace molto questo suo approccio di fare nuove sfide. E io appunto non glielo dico adesso per non fargli montare la testa, poi se lo rivedrà nel video. Allora, quel prato laggiù, se si vede, è quello dove siamo passati prima, dove abbiamo trovato anche la mandria di cavalli, che poi dove ripasseremo anche dopo per ritornare. E se stiamo ancora abbastanza energici, magari allunghiamo un pochino per passare nella parte dove c'è la fonte di Campitello, che poi è dove avevo fatto il pernotto in tenda con Edoardo in uno dei primi due video che ho messo, che erano 2 giorni di trekking e il campeggio insomma qua sui Monti Lucretili. E siamo arrivati, l'ultimo tratto, ecco la cima del Monte Gennaro. Tieni, tieni. Grande Alberto. Dopo un'adeguata pausa pranzo, ci lasciamo alle spalle il Monte Gennaro e riscendiamo verso il Pratone per poi far ritorno alle macchine. Il percorso non dovrebbe essere troppo lungo e nel giro di un paio d'ore dovremmo finire il tutto. E anche questa escursione è stata completata. Fantastica. Alberto, com'è andata? Alla grande. Come ti senti? Soddisfatto, stanco ma soddisfatto. Bene. Grazie. Monte Gennaro regala sempre grandissime soddisfazioni. Ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguire altri video che vi linko qua sotto che potrebbero interessarvi.
ci vediamo alla prossima. Ciao!